Buongiorno, adesso vi mostro come usare un programma per registrare lo schermo, per registrare i video. Questo programma che si chiama Fastone Capture, lo potete scaricare da qui, da questo sito, e questo è il link, che al limite vi posso anche lasciare in descrizione, però lo potete anche bloccare il video e vabbè, lo lascio in descrizione. Quindi andate su download, lo scaricate e lo installate. Penso che questo è una cosa semplice da fare. Una volta installato questo programma, vi esce questa icona sul desktop che si chiama Fastone Capture. Quando ci cliccate sopra, si apre questa finestrella che c'ha tutti questi comandi. Con questo programma potete catturare lo schermo e anche le zone dello schermo, e potete anche registrare e fare un tutorial. Io lo volevo fare con questo programma, il tutorial, però quando vado a registrare con questo programma non riesco più a farvi vedere, cioè questa barra mi scompare, quindi non lo posso registrare, farvi vedere come si usa il programma, devo per forza registrarlo con un altro programma. Quindi ho usato faccio il tutorial con un altro programma che è questo qua praticamente, vabbè. Quindi cosa fa questo programma? Se io per esempio adesso ho intenzione di prendere una schermata, cioè questa schermata, ecco qua, clicco sopra e mi crea la schermata, mi ha catturato tutta la schermata di come stava lo schermo, e poi su questa schermata possiamo fare, abbiamo varie funzioni che possiamo fare su questa schermata, insomma, lo posso salvare ovviamente, da qui posso decidere come, ecco qua, fare questa operazione qua, di selezionare una zona, che poi ovviamente si possono fare altre cose, c'è quella circolare, c'è quella a mano libera, se io voglio cercare sezionare una zona a mano libera. Ok, poi abbiamo lo zoom, se voglio ingrandire ovviamente, lo zoom se voglio rimpicciolire l'immagine. Adesso lo vado a portare più o meno a come stava prima. Ok, 100% vi riporta lo zoom a come era all'inizio, insomma. Poi abbiamo questa qua, questa icona Draw, che ci fa modificare l'immagine, se vogliamo fare, ecco qua, se vogliamo ad esempio fare così, sezioniamo questa zona, ci serve sezionare, poi adesso non vi so dire cosa fa perché non l'ho mai fatto, comunque. Oppure possiamo scrivere sullo schermo tramite questo comando, ecco qua, ciao, ah, boh, non serve. Oppure con questa, ecco qua, scrive sull'immagine, possiamo usare questa per creare questa cosa qua, questa, insomma, ci sono varie funzioni, uno poi si sbizzarrisce a fare quello che vuole. Sono piccole funzioni, però sono abbastanza comode per poter creare un tutorial o per creare un tutorial, insomma. E poi date ok e tutto quello che avete fatto viene salvato nella schermata principale. Poi abbiamo il resize, che serve a ingrandire o rimpicciolire l'immagine, ecco qua, la possiamo fare più piccola o più grande rispetto a quella che vogliamo, insomma, l'ho fatto un po' più grande. Poi abbiamo blur, ovviamente dobbiamo prima selezionare una zona, per esempio questa, così, io la seleziono e poi con il comando blur mi va a coprire la zona che ho sezionato. Quindi se vogliamo nascondere le facce, con questo comando è semplice, in una fotografia che vogliamo pubblicare ad esempio su internet, però non vogliamo vedere alcune facce, le possiamo coprire in questo modo. Oppure possiamo anche andare a tagliare, ecco qua, andiamo a tagliare sempre prima selezionando, doppio clic per bloccare la selezione, poi con crop mi va a tagliare. Adesso vado indietro, ci dovrebbe stare un do, con un do torno indietro, l'ultima azione che ho fatto viene eliminata. Poi abbiamo il comando copia e incolla, vabbè, per copiare e incollare una zona sicuramente, ecco qua, faccio copia e poi incolla, mi va a creare questa cosa qua, un do torno indietro, print, possiamo stampare questa immagine ovviamente, e la possiamo lavorare anche in alcuni programmi, la puoi inviare su Word, su Excel, PowerPoint o sul web tramite FTP, se c'avete questa cosa qua. Ok,
tagliamo questa cosa qua, prima cosa mettiamola su punch scroll perché non vado bene così, e close, vado a, se voglio salvare l'immagine oppure non la voglio salvare, faccio sì se la voglio salvare, ovviamente. Poi mi dà la directory, voi decidete dove salvarla, decidete voi dove salvarla, ok, io adesso non la so, perfetto. Con questo comando qua invece va a scegliere una finestra che volete salvare, insomma. Vedi, ti scatta la fotografia. Se io avessi aperto un'altra finestra, per esempio, avessi avuto un'altra finestra aperta, adesso faccio chiudo, per esempio apro, vediamo un po', apro il web, apro questa finestra, per esempio, e la rimpicciolisco. Se io voglio andare a prendere, ecco qua, questa finestra, faccio così, o se voglio prendere tutta la finestra, se voglio prendere solo questa finestra, mi salva solo questa finestra, chiudi. Poi ci abbiamo il comando questo qua, che posso prendere io la sezione che voglio manualmente, doppio clic per e me lo salva, ok. Poi ci abbiamo questa qua per scrollare tutta una pagina web intera, che qua se vado sulla pagina web lui mi scrolla tutta la pagina, come vedi sto scrollando tutta la pagina, prendiamo un attimo, che scrolla tutta la pagina e poi fa la stampa di tutta la pagina. Ecco qua, e come vedete ha stampato tutta la pagina. Ok, chiudi. E poi abbiamo questo qua per fare una fotografia di un punto, molto più semplice, ecco questo punto qua. O che ne so se voglio rifaccio, voglio che ne so se prendere questa così. Ok. Poi da qui posso decidere, una volta che scatta la foto, posso decidere a chi mandare questa foto, cioè nel senso quale programma la deve gestire. Ma solo un attimo, devo fermare il video perché ho da fare una cosa. Ok, possiamo ricontinuare col video. Chiedo scusa, chiudiamo, allora spostiamo un attimo così. Ok, chiudi questa, perfetto. Stavo dicendo, possiamo inviarla all'editor, alla clipboard, vedi, al file, autofile, che lo salva da solo. Infatti lo dice che bisogna creare una cartella di output dove salvare il file e automaticamente lo salva. Ecco qui ancora non l'avevo fatto perché non mi interessa questa cosa, vero? Qua metti la cartella dove vuoi mettere il file. Ad esempio io metto una cartella qualsiasi, ma non la metto. Comunque qua dentro ti fa mettere la cartella e poi fai ok e lui decide dove salvare il file. Oppure mettiamo autocaption, insomma si possono fare all'email, a Word, Excel, PowerPoint, al web, sale, FTP. Ok, e io lascio sempre di default, lascio sempre tuo editor, perché poi mi piace andare a modificare la foto con il suo editor. E qua abbiamo i settaggi che possiamo, altri settaggi sempre del programma. Acquisisci immagini da scanner, converti immagini come PDF file, c'è rimane converti a PDF, ok. Poi c'è la funzione registrazione, quella là che ti può comunque permettere di creare diciamo un tutorial. Cliccando così io posso anche adesso far partire una registrazione, come vedete mi può fare full screen con taskbar, significa con questa o senza. Poi possiamo decidere quale zona dello schermo vogliamo registrare, tramite un'area rettangolare, per esempio così. Io decido che voglio registrare solo questa zona. Se parte la registrazione record, come ecco qui, decido così, ho sbagliato prima, chiedo scusa. Ok, mi sta squillando il telefono, vado un attimo a rispondere, mettiamo il cosino. Telefonata un po' lunghetta, ma eccomi, rieccomi qua. Quindi stavamo dicendo che ora non mi ricordo neanche più dove stavamo. Quindi cancello, ritorniamo. Stavo facendo, vedete, posso prendere area rettangolare. Se metto sull'area rettangolare e premo record, ecco qua. Questo ve l'ho fatto già vedere prima. Poi parto start. Ovviamente registreremo in questa zona. Cioè questo programma registra in questa zona, e poi adesso lo stoppiamo, stop.
quindi te lo fa salvare oppure riprendere. Io faccio salva, anche se non mi serve, dopo lo andiamo a cancellare, quindi te lo va a salvare in una directory che tu hai già impostato prima. Ok, annulla, annulla. E poi qui dicevamo oggetto, questo l'abbiamo già fatto prima. Ok, già fatto prima. Qua ti ripete l'ultima area che tu hai registrato, cioè si ricorda quello che tu hai fatto come ultima operazione. Se hai registrato in una zona, in un punto qualsiasi che tu hai registrato, o una finestra, questa fa la stessa cosa come l'ultima volta. Io lo lascio sempre full screen perché mi piace registrare sempre tutto lo schermo. Poi qua abbiamo come vogliamo registrare, col microfono oppure microfono più speakers, cioè si intende microfono più gli altoparlanti. Io lo tengo comunque su microfono. Ok, poi una volta che per esempio abbiamo registrato un video, possiamo anche editarlo tramite il comando edit. Ecco qua, andiamo a prendere un video che io ho fatto prima, lo apriamo e ci dice lo vogliamo aprire in originale oppure vogliamo decidere noi quanto averlo grande questo video. Ecco qua, lo possiamo fare 800x600 anche, ecco, adesso faccio 800x600 per esempio. Io lo stavo facendo questo, poi mi sono dovuto fermare, infatti parte il video, questo qua lo stavo facendo ma poi non l'ho potuto fare perché ecco qua, non potevo usarlo, vedi? Ecco. Come vedete il programma registra, questo programma registra tutto quello che voi fate sullo schermo e anche il microfono. E poi da qua lo possiamo editare. Stop. Se io voglio, ecco qua, su questa cosa mettere, fare una cosa qualsiasi, per esempio così, non lo so, fare questo o inserire un'immagine. Ecco qua, vado nelle immagini, mi fa inserire un'immagine e poi dai ok. Il programma, quando vado a fare salva, salva, mi va a fare il rendering delle modifiche che ho fatto e lo va a salvare. Ci mette un po' di tempo perché ovviamente deve renderizzare il video. Io adesso lo blocco perché non mi interessa fare questa cosa. Abbandona, ecco qua, e chiudi, ecco qua, cancella, chiudi. Ok, qua abbiamo opzioni per fare altre, se vogliamo registrare in mouse. Ecco qua, se togliamo questo spunto non registrerà più quello che fa in mouse probabilmente. Come lo vogliamo, la grandezza, insomma varie cose che poi andrete a vedere voi se userete il programma. Quindi penso che è tutto per questo programma. Vi ho fatto vedere come si installa, come si usa e tutto. Blocco il video e vi saluto, e se il video vi è piaciuto, vi è stato utile o qualcosa che non vi è piaciuto, cliccatemi. Me lo potete, insomma, se il video vi è piaciuto mi date, potete cliccare mi piace sul video e vi ringrazierei molto di questo. Un saluto e ciao a tutti.